nel 2008-2009 Matteo mi chiese di scrivere qualcosa a San Maria, perché è una persona a me, cioè, molto cara, nel senso che fin da bambino lei lavorava nella nostra azienda, aveva i terreni vicino ai nostri, aveva l'orto dietro casa mia, quindi sia lei che il marito, insomma, erano dei miei zii, e quindi ho la memoria, a parte i batti vecchi divertentissimi, insomma, tra i due, strepitosi, insomma, a cui ho avuto la fortuna di assistere, però anche l'affetto che davano, insomma, il rapporto che poi con loro avevo, che era veramente bello, da bambino poi non si possono avere ricordi molto, molto belli. E quindi già quando ho sentito il termine Maria, sinceramente non mi sembrava si potesse trovare una persona, una figura migliore, per rimettere a centro un po' l'etica del lavoro, che insomma penso che negli ultimi decenni sia stata un po' messa da parte, no? Il lavoro di chi aveva dei valori pensanti, di chi veniva da molto lontano, e quindi la famiglia, il miglioramento della propria condizione, dei propri figli, fosse posto al primo posto, senza guardare gli altri, senza guardare, diciamo, scocciatori. Questa è l'etica del lavoro, quello di trovare un lavoro giusto, come dire, la giusta strada per migliorare la propria condizione, propria e degli altri. Però mi ricordo di Maria un po' più. Io avevo scritto delle cose che poi avevo mandato a Matteo, però siccome dovevamo fare questo incontro, ho ritrovato, ho avuto la fortuna di ritrovare. E sono un po' felice che scrissi nell'immediatezza, insomma. E allora per questo voglio leggerlo, perché comprende il compendio di tutto quello che io ho vissuto con lei. Allora, sono tanti ricordi di Maria che conservo nella mia memoria, e da questi discendono due aspetti che lei incarnava pienamente. Il primo, di donna apparentemente rude, ma dolcissima nell'animo, capace di una dedizione totale ai suoi figli, senza tentennamenti alcuni, e di una intima generosità che manifestava facendo omaggio dei frutti del suo lavoro, quanti conosceva. Il secondo aspetto riguarda quello che lei ha rappresentato nella sua semplicità, il duro lavoro della terra. Spesso nella mia mente l'immagine di lei che intenta il lavoro a piedi nudi, camminava tra le zolle, quasi che la terra le fosse benevola, un tutt'uno, mentre io bambino non riuscivo a stare dietro con i miei sandaletti. Maria era una donna abruzzese, forte e gentile. Sono certo che non capirebbe gli onori e ne rifuggirebbe, ma sono altrettanto sicuro che dal cielo ci perdonerà, perché il suo ricordo è per noi. In Italia abbiamo il numero 2, che leggi Andrea. Quest'anno il premio Maria Natale lo assegniamo ad Andrea Pipino, che sta qui presente. Già avevamo detto che volevamo scegliere un uomo, però ci è sembrato pure un poco di cercare un tratto di poesia nella vita nostra di relazione. Andrea è un lavoratore dell'industria Isringhausen di Val di Sangro, che produce sedili per gli automezzi, forse serve quelli pure della Sever, probabilmente, che è collegata alla Sever. Andrea è un lavoratore che da 14 anni lavora di notte. Questo pensiero della notte mi fa impazzire, perché io ricordo da bambino i trebbiatori, quelli che stavano sulla trebbia, che venivano svegliati alle 3 di notte, e quando ancora l'alba non se ne parlava proprio, venivano scossi, magari stavano ancora, diciamo, nel sonno profondo. E una notte mi sono svegliato perché sentivo il rumore atroce della macchina, e ho visto questa gente che, diciamo, era insonnata,
ma era anche impaurita per il lavoro che gli aspettava durante il giorno. E prima che arrivasse l'acqua e sorgesse il sole, ci volevano almeno 2 ore. Quindi loro tremavano sia per il freddo della notte che per la paura della fatica del giorno. Il fatto di sapere di qualcuno che sono 14 anni che farà un lavoro di morte, cioè mi colpisce profondamente. Infatti ho proposto sia ad Antonio Santoro che a Alfredo di assegnare il premio a questa persona che, diciamo, fa questo lavoro duro. Tanto per citare un esempio, Alfredo mi perdonerà, che fece una confessione, sia Antonio che fece qualche mese di notte. Lui che provò a fare una settimana di notte mi ha detto che quando era arrivata giovedì già non ce la faceva più per una settimana. Figuriamoci uno che sono 14 anni che fa questo lavoro. Molte volte, quando passiamo, magari uno non ci fa caso, quando passiamo verso le 8:30 di sera lungo la strada di Allarina, qui ci sta la benzina per il pullman, gli vediamo loro, i loro volti, qualcuno appoggiato alla benzina, qualcun altro pensoso. Cioè, io credo che loro veramente sono persone che in quel momento poi perdono la loro identità, perché sono, diciamo, votati a questo sacrificio estremo. Lui rappresenta, a nostro avviso, il simbolo del lavoratore notturno, e quindi io vi prego di dare un applauso caloroso a questa persona. Come ogni anno abbiamo, diciamo, pensato di attribuirgli, lo potete pure vedere sul computer, la facciata di una medaglina che noi ogni anno prepariamo, e questa medaglina qua, che, diciamo, è argentata e riporta la dicitura Andrea Pippino Sabatini Invensis, 5 agosto 2020, premio Maria Natale, una stella per il lavoro. E quindi adesso assegniamo a lui questa medaglina e con un diploma che, diciamo, noi abbiamo preparato sia per lui che per altri, che recita così: Andrea Pippino, operaio industriale da 14 anni in Valpisano, lavoratore della notte, assiduo e fedele, capace di guardare la vita con stupore e nel silenzio. La comunità di San Martino in Ventis fa tesoro della sua educazione e riservatezza, perché è una persona molto, ma molto riservata. Io sto già facendo il video. Segretario, che cosa troviamo scritto? Raffaele, poi dobbiamo cercare di considerare, adesso vi ruberò qualche minuto, però credo che non vi dispiacerà, perché purtroppo noi verso la fine di febbraio la nostra comunità ha sofferto per, diciamo, la morte improvvisa di una persona molto cara, che era Raffaele Raimondo.
e lui è un ragazzo straordinario che per tanti anni ha lavorato fuori da San Martino. Adesso stava impiegato come geometra presso un cantiere di Firenze. Però questo cantiere è un cantiere particolare. Questo cantiere qua è il cantiere del Teatro del Maggio Fiorentino di Firenze. Lui lavorava come geometra, quindi in contabilità. Però la storia di questo cantiere è molto particolare perché si avvicina molto alla nostra storia di San Martino. Il Teatro del Maggio Fiorentino vuol dire che è qualcosa che proprio inizia nel mese di maggio. È un teatro splendido e adesso stanno costruendo un auditorium per altri 1200 posti. Ma da dove nasce questa tradizione del Maggio Fiorentino? Nasce, manca a farla apposta, proprio dal giorno 30 aprile, perché era un'antica ricorrenza dei fiorentini di iniziare la celebrazione della primavera proprio il giorno 30 aprile. Il giorno 30 aprile venivano sospese tutte le attività commerciali e mercantili e si iniziava a ricoprire la città, i balconi, le terrazze, i fiori. Era, diciamo, la celebrazione dell'inizio della primavera che veniva proprio fatta a partire dai primi giorni di maggio. E nei primi giorni di maggio veniva costruito una specie di ramo inghirlandato che veniva portato per tutte le case delle ragazze che erano fidanzate. Quindi era la celebrazione addirittura del legame che univa, insomma, gli esseri umani nella loro vita amorosa. E iniziava da lì questa celebrazione del maggio, quindi partiva proprio dal 30 aprile con i colori dei fiori, la città dei fiori. In ricordo di questa cosa storica era stato proprio creato questo teatro che è stato chiamato proprio Teatro del Maggio Fiorentino. Ora, come se uno pensa che siamo le affinità, quindi il 30 aprile veniva iniziata questa cosa e poi proseguiva nel giorno di maggio. E poi dopo, se noi confrontiamo questa manifestazione di felicità, di allegria, con la nostra festa che cade proprio tra il 30 e il 2 maggio, vediamo che è qualcosa che assomiglia moltissimo. Come diceva tempo fa Caterina Sottile, la nostra festa è una prova di umanità. Noi abbiamo bisogno del cielo, del mare, del vento, della terra, ma abbiamo bisogno anche dei fiori, dei papaveri, del grano. Mentre da noi, diciamo, si festeggia questo connubio tra i papaveri e il grano, lì a Firenze, oltre ai fiori, viene celebrata una santità che si chiama Sant'Oliva, perché proprio nei primi giorni di maggio cominciano a fiorire gli ulivi e viene fatta questa ricorrenza. Quindi ci sono molte più affinità tra la nostra tradizione e quella che succede a Firenze. Manca a farlo apposta. Un nostro concittadino ha messo il timbro e lo vediamo qua in questa foto, dove dietro ci sta il Teatro del Maggio Fiorentino, in mezzo ci sarà la figura di Raffaele e sotto la ditta per celebrare le persone che hanno contribuito alla realizzazione ci ha appiccicato i nomi delle persone che hanno lavorato e lì ci sta il nome di Raimondo. Quindi un timbro, un sigillo di San Martino sta appiccicato accanto al Teatro del Maggio Fiorentino di Firenze e quindi è come se fosse un ponte. Raffaele ha costituito un ponte tra noi e Firenze addirittura, quindi è una persona addirittura speciale per la nostra comunità. Ecco perché il senso di questo ricordo, di questo riconoscimento. Il nostro è un piccolo riconoscimento, ovviamente sta alla famiglia, siamo sicuri di questo, che verrà conservata in eterno la memoria di questa persona. E non abbiamo messo volutamente la data di nascita eccetera, abbiamo messo Raffaele Raimondo Fulmicone, manca a farlo apposta. Anche il padre di Raffaele era un lavoratore della notte, faceva la notte pure lui, e Raffaele ha in sé anche il sangue della famiglia Ciancia, una famiglia di persone irreprensibili e serie e precise del lavoro. Quindi è un tutt'uno,
è un tesoro per la nostra comunità. Noi non ci dobbiamo mai dimenticare di queste persone. Siamo convinti che il nostro è un piccolo gesto. Ai figli, alla moglie, il dovere di conservarne sempre la memoria. Quindi, ragazzi, voi anche. Nel diploma abbiamo scritto geometra salvatinese caduto sul cantiere di Firenze solo perché lui purtroppo si è disperso senza l'aiuto di un respiro amico, lasciando indelebile segno del suo passaggio. Esempio di libertà, passione, attaccamento, sfrenato al lavoro, tra fede, partiva alle 3 di notte per raggiungere il cantiere di Firenze. Facevo 500 km all'andata e 500 km al ritorno ogni settimana. Io quando lo vedevo, ma come fa? Dice a me, io devo correre per arrivare in orario sul cantiere. Era stata Raffaele una corsa sfrenata verso, però ha lasciato il segno. Questo diploma e questa carta di riconoscimento alla famiglia. Abbiamo parlato del Maggio Fiorentino, è una città inghirlandata di vita di fiori. Anche questa figura qua contiene un pezzo della nostra storia, un pezzo del nostro paesaggio, o forse un albero di ulivo, con sotto dei papaveri e forse al di là del grano. Bene, questa sera noi abbiamo tra noi una signora che ha vissuto in questo ambiente per tanti anni, è stata una compagna fedele di Maria Natale per tanti anni e abbiamo con noi la signora Maria Fasciano. È nata il 5 gennaio 1921, quindi a gennaio prossimo fa 100 anni. E lei, mentre Maria Natale si è trasferita definitivamente a San Martino nel 1941, in tempi di guerra, lei con la sua famiglia è venuta a San Martino da Montorio nel 1957, perché in quegli anni, io ricordo, ero bambino, avevo 10 anni, 57, 58, 59, sono stati anni terribili per quanto riguarda il raccolto. Come diciamo a San Martino, sono stati anni di malannata. La gente andava via, emigrava, anche mio fratello che curava la campagna insieme a mio padre decise insomma di cambiare mestiere, iniziò a fare l'idraulico, maledetto questa decisione. E allora parecchie persone venivano a San Martino nonostante ci fosse la crisi, forse trovavano qua qualcosa che magari da loro era assolutamente proibitivo e quindi anche questa famiglia si sta qui qua a San Martino. E siccome lei aveva delle qualità eccezionali, Maria Natale l'ha presa con sé e insieme, diciamo,
solcarono le campagne del Molise, dell'Abruzzo, delle Puglie. Lei e Maria Natale hanno costituito un connubio perfetto nell'ambito del lavoro placentile agricolo. Lei lo dice sempre, ieri l'altro ieri lo ripeteva, Maria Natale era il mio capitale, io lo seguivo, mentre magari era difficile vedere persone che stavano al nostro passo. Quindi loro due costituivano una cordata, cioè erano proprio gli anteposti della cordata, tiravano avanti, come si dice, mentre qualcuno, diciamo a San Martino, più false, restava indietro. E c'è una foto che noi abbiamo cercato di dedicare a questa persona, e l'abbiamo riportata anche nella carta che vi assegniamo, che è questa. Eccola qua. Ci stanno due persone che con la zappa tirano la cordata e ci sta una ragazza, forse anche dalle sembianze abbastanza carine, che purtroppo ha certe perplessità, non sa se deve seguire, se deve seguire. Nel senso che loro, e lei l'ha confermato, tiravano il gruppo mentre non era pezzo, non ce la faceva. Io ho cercato di mettere quella foto, però mi è sembrato più giusto lasciare le cose così. Non so chi dei due fosse Maria, per tutte e due Maria, chi a sinistra e chi a destra, non so chi tirasse di più, però questa è la fotografia che rende bene l'idea di quello che era il lavoro che queste due Marie hanno fatto nei campi di San Martino e dintorni. E quindi niente di più, diciamo, preciso può indicare la storia di, purtroppo, di queste esperienze. Quindi noi abbiamo cercato in qualche modo di dare un riconoscimento a una persona che ci auguriamo che resti ancora per tanti anni di vita, perché, diciamo, l'esempio vivente di questa esperienza. Lei mi diceva, nell'albero che abbiamo visto prima, che un giorno talmente aveva, diciamo, profuso il sudore della fatica, che poi sotto la consiglio di Maria, l'altra, si rifugiarono sotto un albero all'ombra. Bene, quell'ombra dell'albero gli fece così male che per lo schierimento dovettero riportarla in paese. Vedete, insomma, la fatica che poi lo genera anche malessere, eccetera. Però la tempra è stata fortissima e lei, anche se sacrificata per il lavoro, c'è riuscito persino a dare il latte a bambini bisognosi che non avevano la sufficienza di latte della propria madre. Quindi è un esempio speciale di persone che noi abbiamo tra di noi ancora in vita, e quindi noi dobbiamo essere veramente orgogliosi di avere, diciamo, una testimonianza vivente di questa esperienza, di questo duro lavoro insieme a noi. Abbiamo parlato di papaveri, di grano, eccetera, di
di papale, di grano. E diciamo che questi fiori, queste, sono stati sempre oggetto di rappresentazioni pittoriche. Tanti pittori hanno, diciamo, osannato i fiori, eccetera. Adesso però vogliamo presentarvi un quadro particolare. Vedete? È un quadro meraviglioso perché è un quadro che è esposto presso il castello di Gambatese. Questo qua è un quadro che rappresenta la costruzione della chiesa di San Pietro in Roma. Stranamente c'è un pittore che è riuscito a cogliere queste immagini e che l'ha piazzata nel castello, un castello fuori santo, ma è qualcosa di straordinario. Si trova qui da noi questo quadro. Questo pittore si chiama Donato De Cupertino. Ma perché ho fatto questa premessa? Perché Nicola rappresenta, a mio avviso, a San Martino la persona che più si spende per l'arte, che ce la porta ogni momento, ogni giorno, nelle nostre case. È un appassionato sincero per l'arte sia cristiana che per l'arte in generale. E lui ha un merito particolare. A lui noi dobbiamo, insieme a Dario D'Alterio, la rinascita del convento di San Martino di Ventris, un convento che ha la sua storia, e poi magari un giorno insieme diremo una riflessione perché il convento, non solo del convento, ma anche della chiesa madre che è stata rifatta dopo tanti anni da parte di Don Angelo, eccetera. Quindi, non solo, è una persona appassionata per l'arte e sostenitore proprio convinto, con passione, con determinazione della nostra tradizione, dei tagli, eccetera. Quindi io mi sono detto, ho pregato i miei colleghi, eccetera, guarda, noi dobbiamo dare questo riconoscimento a questa persona, perché è una persona che si spende ogni giorno e si spenderà tantissimo anche in futuro per, diciamo, tutto quello che sta facendo, sia per l'arte che per le nostre tradizioni. Ecco perché noi l'abbiamo premiato. Quindi gli vogliamo dare questo riconoscimento simbolico, e in questo caso la stella di Maria Natale l'abbiamo cercata di piazzarla al centro di questo attestato che gli consegniamo, e nella stella è incastonato un pezzo del convento di San Martino di Ventris. Quindi abbiamo centrato questo obiettivo e abbiamo scritto che un impiegato della sovrintendenza per il culturale del Molise, che ha riadorito, protetto e tutelato i monumenti storici della comunità di San Martino di Ventris, che ha difeso e difende a tutti stretti le nostre tradizioni, che porta le nostre case con passione e nobiltà la bellezza dell'arte. Questo è quello che noi abbiamo. Solo che, mentre tutti quanti gli altri abbiamo consegnato anche una medaglina, una targa, eccetera, lui, come vedete, ha soltanto un pezzo di carta. Perché? Perché noi gli abbiamo dato questo riconoscimento, però gli vogliamo assegnare un compito particolare. Non è un dono, è un compito che ti farà rimanere un po' sorpreso, però è un compito particolare. Dove sta? Oggi è giorno di celebrazione, poi dopo le sorprese le facciamo dopo. Allora, lui ha già nella sua casa qualcosa di questo genere qua. E praticamente questa rappresentazione è un pezzo di affresco che è del convento di San Martino di Ventris. Ormai diciamo che si conosce poco di questo affresco, perché con il passare
negli anni purtroppo le identità originali si sono sfocate, sfumate, perdute. In ogni caso, lui che ha lavorato nel convento conserva a casa la copia di questo affresco. Però questo affresco è, può darsi che lui negli anni addietro l'abbia inseguito, è nella disponibilità originaria di un sammartinese, diciamo, acquisito, e si chiama Andrea Fois. Lui, il padre, era un carabiniere, Mario Fois, che ha sposato una sammartinese, si chiamava Giovannina Porcaro. Era la zia di Caterina Sottina, la sorella della madre. E questo qua venne a San Martino in un certo periodo, poi si innamorò di questa giovanina e si sposarono. Il figlio Andrea, il giorno 30 agosto 1970, aspettate questa foto. Quindi, 30 agosto 1970. Oh, è una foto quindi di 50 anni fa, siamo nel 2003, 50 anni fa. Non discutiamo adesso se questi colori che compaiono sono originali o meno, assolutamente. Oggi è un giorno di festa, non dobbiamo discutere di niente. Soltanto magari possiamo illuderci che se eventualmente in questa foto compaiono delle macchie azzurre, possiamo illuderci che, diciamo, queste macchie erano una parte del cielo di 500 anni fa. Perché? Perché il riferimento che feci a quel quadro che è stato in Nota Tesa e al Donato di Cupertino che l'ha dipinto si adatta anche a questo, perché quel dipinto di De Cupertino è stato ordinato nel 1550 dal duca di Terni, si chiama Vincenzo di Capua. È molto probabile, siccome di Capua era di casa del nostro convento, che lui aveva, diciamo, detto a De Cupertino di fare pure questa rappresentazione della nostra tradizione. Questo, diciamo, è una delle possibilità. Certamente, se fosse vero, noi abbiamo a disposizione veramente un piccolo tesoro. E mi piace tanto pensare che questi schizzi di azzurro siano la rappresentazione di un cielo su San Martino di 500 anni fa. Allora, noi, siccome ricordo in genere, all'ora anche di fare delle visite guidate per i ragazzi studiosi che vogliono occuparsi del convento, questo quadro noi lo affidiamo al Comune di San Martino. Lui, eventualmente, se ha volontà, eccetera, quando ha le visite guidate, portasse pure i ragazzi qua e gli facesse vedere pure questo quadro. Quindi è un quadro che noi abbiamo, diciamo, regalato al Comune di San Martino e che verrà esposto qui nella sala di visita. Abbiamo fatto la riproduzione su, diciamo, autorizzazione di Mario, di Andrea Fois, l'abbiamo fatta su tela. Avremmo dovuto, diciamo, riprodurla senza vetro, però siccome è un qualcosa che andrà esposto, abbiamo pensato che magari il vetro potesse essere una protezione, per cui magari uno ci mette le mani sopra, eccetera. Quindi abbiamo pensato di metterci il vetro per una maggiore protezione del quadro in sé. Quindi questo il vetro un domani si può sempre togliere, se eventualmente uno vuole fare un museo, eccetera, con tanto di difesa, eccetera. Però intanto noi l'abbiamo riprodotto e l'abbiamo donato a San Martino con l'obbligo, con il compito assegnato a Vitale Nicola di difenderlo strenuamente. D'accordo? Noi vi ringraziamo, ci auguriamo di aver detto qualcosa di particolare e quindi ci diamo l'appuntamento per l'anno prossimo, se la salute ci assiste. Al primo maggio, ovviamente, terremo la manifestazione come di dovere della società operaria e se il tempo lo permette, il sindaco ci farà l'onore di spiegarci di nuovo. Vi ringraziamo e vi auguriamo una buona serata.